Ora direi di passare immediatamente alla dottoressa Martina Massaro dell'Istituto, mi pare, di Venezia, il nostro istituto di architettura, mi pare, e qua c'è la sigla, la quale ci parla di, insomma, di personaggi considerevoli, insomma, ecco, i Treves dei Bonfili. Tra collezionismo, imprenditoria e cosmopolitismo. Prego, Ringrazio l'Istituto e chi ha promosso questo convegno per avermi voluto offrire l'opportunità di presentare la sfida che ha entusiasmato le mie ricerche, ovvero far emergere lo stretto legame di senso che insiste tra mecenatismo, imprenditoria e cosmopolitismo nella committenza ebraica tra 8 e 900. Senza dubbio, i Treves dei Bonfili sono uno dei casi più emblematici, ma certo non il solo. Per descrivere lo scambio e la sinergia tra Venezia e i mercanti ebrei che scelsero di stabilirsi in laguna e di giovarsi dei traffici che animavano la piazza Realtina. Ma per spiegare sino a che punto si è radicata l'identità cosmopolita nella storia familiare dei Treves, dovete concedermi una digressione che esula dai termini cronologici che ci siamo prefissati di investigare. La famiglia Treves ebbe origini in tempi molto remoti, intorno all'anno 1000, derivando la propria discendenza da un illustre capostipite, l'esegeta Salomon Isaac, noto come Rashi, della città di Troyes. Dal nome di questa cittadina francese, poco distante da Parigi, nella regione dello Champagne-Ardenne, deriva la corruzione del nome in Treves. Una discendenza tanto antica risulta difficile da ricostruirsi in modo dettagliato. Gli esiti della diaspora hanno reso evanescenti gli agnizioni che sopravvivono tramite la traduzione onomastica. Infatti, ad esempio, il rabbino Johann Treves ben Moshe ben Yosef di Sabbioneta, fondatore a Padova della radunanza di rito italiano e della stessa sinagoga nell'anno 1548, si dice discenda da un ramo della famiglia proveniente dalla città di Trier, antica Treveri, nella Prussia renana. Così, sebbene in entrambi i casi l'emblema di famiglia sia riconoscibile sulle stele delle tombe e coincida e porti il simbolo della colomba recante il ramoscello d'ulivo, la tradizione del cognome si è diversificata. Alla luce di questa considerazione, seppur ci sfuggano i legami di discendenza, possiamo dedurre che almeno dalla metà del XVI secolo i Treves iniziarono a orbitare in area veneta. Mentre i primi documenti rintracciabili in ambito veneziano, riconducibili al ramo di cui ci siamo occupati, riguardano le notizie commerciali relative all'anno 1724. Allora, Isaac Treves di Venezia e un mercante di nome Brown di Londra investirono un capitale iniziale di 10.000 ducati per avviare un'impresa commerciale bicipite con sede nelle rispettive città. In seguito, il socio londinese si fece da parte, lasciando che le sue quote fossero integralmente assorbite da Treves. Proprio in concomitanza con questa impresa commerciale, Isaac Treves aveva spostato l'asse dei propri traffici mercantili trasferendosi a Venezia, da Costantinopoli, dove suo padre, Mandolin Emmanuel, durante la seconda metà del Seicento, aveva reso florida un'importante ditta commerciale, anche grazie all'appoggio del cognato Israel Conegliano, che a quel tempo era segretario del bailo della Repubblica di Venezia a Costantinopoli. E qui vorrei mostrarvi il magnifico ritratto di Forabosco, intitolato Il cacciatore, che potete vedere alla mostra ancora in corsa a Palazzo Ducale, che è segnato come parte della collezione Treves da Lecomte nel 1844. Ebbene, questo personaggio si ritiene che molto più probabilmente non sia un cacciatore, ma sia un mercante di pelli, di bulgari e vacchette forse proprio, che erano uno dei monopoli della ditta mercantile Treves sin dagli anni di Isaac. Isaac ebbe quattro figli maschi. Giuseppe e Pellegrino presero le redini della società londinese e furono capostipiti della famiglia residente in Inghilterra, mentre gli altri due, Emmanuel e Salomon, restarono a Venezia con il padre. Il dipinto di Bartolomeo Nazzari, intitolato Isaac Treves e i suoi capitani, realizzato intorno al 1735, ritrae l'armatore veneziano quando aveva circa 48 anni. Egli è ritratto seduto sulla destra del quadro, mentre poggia la mano
sulla spalla del primogenito al suo fianco, Emanuel, raffigurato all'età di circa 10 anni. Un valletto fa capolino alle spalle del giovinetto per sistemargli la marsina, a testimoniare la cura per l'erede che succederà al padre nella conduzione della ditta mercantile. La rappresentazione della committenza nel dipinto rispecchia appieno le modalità iconografiche della moda dell'epoca. La figura femminile sul fondo, del resto, si ritiene probabile possa essere proprio la moglie di Isacco, Ricca Treves, la quale assiste alla scena leggermente defilata, ma non per questo esclusa dal contesto. La scena ideata dal pittore trova una soluzione soddisfacente anche per rappresentare il doppio fronte dell'impresa familiare dei Treves, attiva sia nei commerci che nel settore creditizio. Infatti, seduto al tavolo, vi è il segretario, che ha le caratteristiche salienti del banchiere, descritto secondo l'iconografia classificata e tramandata da Giovanni Grevenbroek, che potete vedere a fianco, nei suoi costumi veneziani. Sospettoso, egli sembra intento ad ascoltare con attenzione e a trascrivere quanto viene detto dai presenti. Appesa alla parete fa da sfondo la raffigurazione di una nave, forse proprio uno dei bastimenti di Isaac, mentre sulla sinistra un fitto gruppo costituito da 4 personaggi assai eterogenei tra loro per età e abbigliamento si fanno appresso per conferire con il protagonista della scena. L'individuo, tra i 4 posto in primo piano, reca con sé dei borselli, mentre quello alle sue spalle è intento a leggere una lettera, probabilmente una lettera di cambio. Ai loro piedi, nell'angolo in basso a sinistra, è raffigurato un cane, simbolo della fedeltà, mentre in basso, al centro, sotto il tavolo, fa capolino dal bordo della tovaglia un gatto, ritenuto invece simbolo di ingratitudine. Soprattutto sopra il tavolo, accatastati in modo disordinato, dei volumi, forse proprio i libri contabili, nei quali venivano rendicontate le entrate e le uscite della ditta. Questa è forse la testimonianza più vivida che si potesse conservare del mercante veneziano. Egli fu l'ideatore e commissario della Compagnia Veneziana del Baltico per la Russia, la Svezia e la Danimarca, conquistando un settore commerciale nel quale la ditta rimase leader per oltre un secolo. Sembra di notevole interesse la comparazione con un'altra opera del Nazari dello stesso periodo e assai affine dal punto di vista compositivo. Si tratta appunto di quello intitolato Lord Boyne nella cabina della sua nave. Esso è conservato in una copia nella collezione Boeing e in un'altra di dimensioni più modeste presso il National Maritime Museum di Greenwich. Oggi anche questo in mostra al Ducale. Gustavo Hamilton, secondo Visconte di Boeing, è ritratto a figura intera, seduto di profilo al tavolo, al lato sinistro della tela, nella cabina principale del suo vascello, in compagnia di un gruppo di sodali durante una delle tratte del suo viaggio in Europa, che lo condusse da Venezia a Lisbona. Il dipinto Boyne, eseguito durante la tappa veneziana tra la primavera e l'autunno del 1731, ha sicuramente un significato politico. Infatti, per entrambi, l'aver commissionato quest'opera a Nazari, per entrambi intendo sia Treves che Boyne, ha una chiara implicazione sociale e sottintende l'affermazione di uno status, l'essere parte di una cerchia. Infatti, il dipinto che doveva celebrare la casa commerciale dei Treves è stato commissionato a Nazari in questo stesso momento. Da pendant al dipinto di Isaac Treves e i suoi capitani, ve n'è un secondo dove si ritrae un quartetto impegnato in un concerto di musica da camera. Questa seconda opera, va datata sempre a 1735, testimonia la sensibilità dei Treves per l'argomento musicale, una passione familiare che affonda le sue radici lontano nel tempo. Se resta valida anche qui la sincronizzazione della scena al tempo del pendant, allora i volti sono quelli di Emmanuel, del fratello Salomon, entrambi al violino, e della madre Ricca seduta alla spinetta, che si disponevano di un repertorio familiare, di un repertorio musicale significativo, di cui restano numerosi spartiti per trie e quartetti a testimoniare la consuetudine familiare a suonare in casa. Questo insieme è costituito da un certo numero di manoscritti dei maggiori compositori della metà del Settecento. Isaac morì il 24 aprile del 1757 all'età di 64 anni per febbre maligna e infiammatoria nella sua dimora in Ghetto Vecchio a Venezia, lasciando ai suoi eredi una fortuna cospicua e un nome commerciale assai conosciuto.
I due fratelli, Isacco e Iseppo, figli di Emanuele, secondo il costume familiare, coadiuvato da un rigido protocollo che descriveva come ci si doveva comportare in famiglia, furono buoni soci in affari. Anche dopo il ritiro di Isacco dagli affari, quando la ditta raggiunse la sua massima espansione in seguito alla fusione con i Bonfil, essi rimasero unitissimi ed entrambi si trasferirono, giusto in corrispondenza del matrimonio tra Iseppo Treves e Benedetta Bonfil, in ghetto novissimo. Essi scelsero come dimora l'edificio indubbiamente più prestigioso dell'area destinata agli ebrei veneziani. L'atto notarile dell'8 giugno 1780 formalizzò la cessione da parte della famiglia Cossali e consorti alla ditta Salomon Treves e nipoti, in base alle leggi in vigore per i cittadini ebrei di appartenenza ebraica, secondo lo Ius Casacà More Ebreorum, a titolo di locazione perpetua, ovvero sino a che la Repubblica avesse accordato agli ebrei di risiedere nel suo territorio. Il palazzo venne incluso in questa occasione entro i limiti del ghetto e quindi solo a partire dalla cessione ai Treves. In questo settore del ghetto vivevano le tre maggiori famiglie di mercanti, i Treves, venuti da Istanbul, ormai uniti ai Bonfil, i Viviante Corfioti e i Belilios originari di Aleppo. Queste famiglie elaborarono una strategia comune e si rinsaldarono in un unico blocco compatto, anche grazie ai plurimi matrimoni, per far fronte alla svolta decisiva in epoca napoleonica che finalmente apriva loro l'accesso al mercato immobiliare e fondiario. Iseppo Treves certamente non deluse le aspettative che erano state riposte in lui. Egli fu un commerciante di primo rango, abile armatore. La sua flotta arrivò a contare fino a 26 navi per il grande commercio nelle colonie, attività che egli praticava sia per proprio conto che come percenevole in quota parte con altri mercanti. Questa era una consuetudine praticata da molti anche al fine di ammortizzare i rischi delle rotte più esposte alle insidie delle condizioni climatiche più pericolose e quelle sotto la mira della pirateria. Egli non fallì mai questa sua vocazione ed ebbe il conforto di vedere, cito dalla sua necrologio, la sua casa divenuta la più ricca e potente fra le commerciali d'Italia, la sua ditta riconosciuta e riverita in tutte le principali piazze del mondo. La flotta a disposizione della ditta di Iseppo Treves era attiva sulle principali tratte tra Venezia e i porti di Ponente, quali Genova, Marsiglia, Cadice, Lisbona, Londra e Falmouth, oltre a quelli di Baltici, di Riga e Pietroburgo. Quanto ai traffici, riguardavano una gamma assai diversificata di merci, spesso prodotti tipici dei paesi meta dei viaggi. Sin dal 1805 Iseppo Treves ricoprì incarichi pubblici, quindi segnando una netta assimilazione in quanto ebreo, che gli permisero di mettere a disposizione della collettività il suo intuito e la sua innata attitudine per gli affari, in particolare durante il periodo napoleonico, ma non solo, egli dispose di un canale di comunicazione privilegiato con l'autorità, che gli permise di mettere a segno importanti obiettivi per la città, come la concessione del porto franco da parte di Napoleone. Quale prova tangibile della stima e della reputazione in cui era tenuto Iseppo Treves presso l'imperatore, gli venne fatto dono di uno straordinario orologio, l'Epote de la Belle Fontaine. Si tratta di un orologio a pendola da caminetto, con gabbia in bronzo, cesellato e dorato, con tanti decorati a mazzi di frutta sostenuti da nodi di nastro. La cassa è decorata con ghirlande di lauro, rosoni e perle e il quadrante è in rame smaltato a colori e decorato con segni zodiacali, collegati fra loro da festoni di fiori sostenuti da teste di fauni e baccanti. Sono visibili inoltre le divisioni corrispondenti ai mesi, i giorni, le ore e i minuti e i secondi, e le sfere recano l'una il giglio di Francia, l'altra il sole, al centro del quadrante vi è la scritta L'Epote de la Belle Fontaine, o l'Horloger de Monsieur à Paris. Nonostante l'alternarsi dei governi dominanti, la lucida speculazione degli interessi in campo gli permise di mantenere sempre un canale aperto di comunicazione con l'autorità vigente. Egli non mise mai in luce le proprie personali tendenze politiche, sistematicamente posposte agli obiettivi strategici che aveva in animo di conseguire. Egli fu a tutti gli effetti un governativo, una consuetudine di metodo mantenuta anche nella linea politica dei suoi discendenti.
Giuseppe Treves si adoperò strenuamente perché Venezia risorgesse sul piano commerciale e perché Napoleone concedesse finalmente la franchigia al suo porto. Quando poi, nel 1811, le sue manovre andarono a buon fine in qualità di presidente della Camera di Commercio, pronunciò pubblicamente un discorso in occasione della festa celebrata in Venezia il giorno 15 agosto 1811 per la solenne inaugurazione della statua colossale di Sua Maestà l'Imperatore e Re, fatta erigere dalla Camera di Commercio, con l'intento di omaggiare Napoleone per quella concessione che avrebbe dovuto restituire impulso vitale ai suoi commerci. La commissione della statua era stata affidata a Domenico Banti e va inquadrata nel complessivo piano di riordino decorativo dell'area marciana. Infatti, allo stesso Banti, affiancato da Antonio Bosa, era stata affidata l'esecuzione delle statue poste a coronamento della nuova ala di raccordo tra le procuratie, che doveva colmare il vuoto lasciato nel 1807 dalla demolizione della chiesa di San Gimignano sul fondo di Piazza San Marco. Giuseppe ebbe quattro figli maschi: Daniel, Giacomo, Isacco, Raffaele Vita. Essi portarono il nome Treves dei Bonfili, dove restano uniti il nome della famiglia paterna, insieme al predicato dei Bonfili, che altrimenti si sarebbero estinti con la loro madre. Giuseppe non lasciò mai la residenza in ghetto, e così i suoi figli sino a che egli rimase in vita, nonostante alla data della sua dipartita il suo patrimonio immobiliare fosse già rilevantissimo. Il cambio ufficiale di residenza di famiglia venne infatti solo nel 1827, quando si trasferirono nel sestiere di San Marco, sotto la parrocchia di San Moisè. L'esito concreto del suo operato fu di fatto la solida base patrimoniale e sociopolitica su cui si innesta la carriera del figlio Giacomo e dei suoi successori. È plausibile supporre che Giuseppe, in qualità di patria familias, già allo scorrere del nuovo secolo avesse chiara una strategia. In un quadro storico politico più generale, i Treves e dei Bonfili, quali rappresentanti della maggiore ditta mercantile veneziana riconosciuta su scala internazionale, ebbero una grande visibilità in questo frangente. La loro fervida attività commerciale e il gran numero di atti erogati a loro nome permettono di seguire l'evolversi del processo di assimilazione ebraica durante il periodo napoleonico. Infatti, l'abbattimento delle porte del ghetto e il riconoscimento del diritto di proprietà dei beni immobili ebbero come effetto l'immediato riversamento del patrimonio ebraico sul mercato immobiliare e fondiario. Inoltre, appare chiaro dal numero di compravendite registrate a Padova come qui essi possano contare su una maggiore libertà di movimento finanziario, nonché su un potenziale ampliamento del loro pacchetto clienti. Infatti, i Treves furono tra i primi a diversificare i prestiti della loro banca, anche a patrizi non veneti, oltre ad imprenditori della borghesia emergente. Si pone così in evidenza la necessità di avere a Padova un'adeguata sede di rappresentanza. L'acquisto avvenne nel 1811. All'avvio degli anni venti, questo palazzo venne interamente riformato sotto il consiglio di Leopoldo Cicognara, quando ancora teneva le redini dell'Accademia di Belle Arti a Venezia. Su commissione di Giacomo e Isacco Treves, che erano stati inviati dal padre a tenere gli affari di famiglia in terraferma, gli appelli realizza per i nobili committenti un palazzo con adiacenze e giardino nella regia città di Padova, dove il giardino non è un semplice giardino, ma è un orto botanico privato. Il ferrarese riuscì appunto a procurare la commessa a due suoi protetti, Giuseppe Iappelli e Giovanni De Min, al quale si deve tutto l'apparato ornamentale del palazzo. Le vicende alterne che hanno scandito la storia del giardino ne fanno un oggetto di studio straordinario per l'interesse particolare sulla storia della città di Padova, ma anche più in generale per la storia del collezionismo veneto tra 8 e 900. In quest'ambito di studi lungo un crinale in cui si incontrano la storia dell'arte, dell'architettura e della città, ma anche più in generale della storia del collezionismo, si incontrano diversi interessi disciplinari e la committenza dei Treves diventa complessissima anche
e grazie alla disponibilità straordinaria di mezzi su cui questi committenti potevano contare. L'incursione nel giardino Treves dei Bonfili è stato uno solo degli aspetti che hanno interessato le mie ricerche, ma sicuramente il più affascinante. Le numerose testimonianze tratte dalla stampa e delle pubblicazioni dell'epoca ne fanno un oggetto di studio impareggiabile, proprio per la qualità delle fonti che lo descrivono. Non vi è guida, mappa o croquis della città che non citi questo giardino annoverandolo tra i luoghi da visitare, ma anche occasioni letterarie di diverso tenore, articoli sulla stampa e componimenti poetici. Ciascuno di questi documenti è un encomio dei fratelli e una miniatura dettagliatissima e preziosa del loro giardino. Una digressione letteraria vale a spiegare la temperie culturale all'interno della quale nacque il progetto per il palazzo e il giardino Treves dei Bonfili a Padova. E mostra i possibili nessi tra questo giardino di specialità botaniche voluto dai munifici committenti e la corrente di pensiero con deriva internazionale alla quale essi aderirono. Il collegamento con l'autore Nathaniel Hawthorne rappresenta un caso esemplificativo. Resta da verificare come lo scrittore americano da Boston fosse aggiornato su quanto avvenisse allora a Padova, tanto da ambientarvi uno dei suoi racconti più suggestivi, e con un argomento tanto pregno del milieu che si respirava a quell'epoca nella città universitaria. Ebbene, Hawthorne scrisse nel 1844 The Rappaccini's Daughter. Pur non essendo mai approdato in Italia, e a Padova nemmeno ci arriverà in occasione del tour tardivo alla fine degli anni 50, quando sembra abbia potuto visitare solo Roma e naturalmente Firenze. Eppure il racconto è ambientato in un giardino che ha tutte le sembianze di un orto botanico. Uno, cito, di quegli orti botanici sorti a Padova prima che in ogni altra parte d'Italia o del mondo, ma neanche era improbabile che un tempo fosse stato il luogo di piacere di una ricca famiglia. Quindi, all'evidenza, l'autore non riferisce dell'orto pubblico, come la critica ha sempre ritenuto verosimile, ma di uno privato, proprio come era riconosciuto tra i pochi degni di questa definizione quello tra dei Treves dei Bonfili. Del resto, così lo descrisse nel 1840 il curatore dello stesso orto botanico, Roberto De Visiani. Cito: è poi soverchio ripetere che in questo luogo non si parla di giardini pubblici. I Treves, per questo, resteranno annoverati tra i pochissimi mecenati possessori in Italia di un giardino di tal fatta. Proprio ai fini di una peregrinazione socioculturale della rete di relazioni che questo contributo ha l'ambizione di riesumare, anche il collegamento con il racconto di Hawthorne è nodale per comprendere come si sia articolato a livello mondiale quanto avveniva a Padova in quegli anni e anche, perché non supporlo, nella casa di uno dei banchieri veneziani più conosciuti a quel tempo nelle piazze internazionali di Parigi, Londra, Amsterdam, Amburgo, San Pietroburgo. Fino in America, nella città che più di tutte ammiccava al vecchio continente, Boston. Il racconto gotico è carico di allusioni e significati nascosti, chiaramente riferiti a personaggi e a luoghi noti, sperimentati se non dal vero, perlomeno acquisiti tramite racconti scritti o orali. L'occasione letteraria viene presentata come una traduzione alla maniera di Manzoni e utilizza l'espediente dello pseudonimo, attribuendo la storia a un fantomatico scrittore dal nome evocativo. Cito da Hawthorne: i suoi romanzi sono talvolta a sfondo storico, talvolta ambientati nel nostro tempo e qualche volta, a quanto se ne può capire, hanno poco o nessun riferimento nel tempo e nello spazio e cerca di creare l'interesse per mezzo di contenuti poco comuni per la particolarità del soggetto. Il nome dell'autore, Monsieur de l'Aubépine, sconosciuto ai più, tradisce un indizio e allude al biancospino, una pianta dai poteri terapeutici con caratteristiche esteriori identiche a quelle intorno a cui ruota la storia. Tutti gli elementi che contribuiscono a chiarire la natura criptica del racconto di stampo iniziatico, che istiga a leggere e a tentare di individuare la fonte di ispirazione. Seppur in forma romanzata, quindi priva di una precisa coincidenza con elementi reali, ma riassegnandoli in modo libero, il racconto tradisce molti indizi che permettono di riconoscere non tanto i luoghi, ma proprio il luogo di ispirazione. Il giardino è al centro della trama, elemento catalizzatore dei personaggi, frutto dell'esperimento scellerato di un medico emarginato dalla comunità scientifica nella città universitaria, Giacomo Rappaccini, eroe negativo del racconto. La verità è che il nostro venerando dottor Rappaccini è altrettanto abile come scienziato quanto ogni altro membro della facoltà,
ad eccezione di uno solo, in Padova o in tutta Italia, ma vi sono alcune gravi obiezioni da sollevare sul suo carattere professionale. Egli sacrificherebbe la vita umana e la propria con le altre per poter aggiungere quanto un granellino di senapa al gran cumulo della sua scienza. L'esperimento immondo del medico è una pianta che cresce rigogliosa al centro del giardino, una specie manipolata, tanto da renderla letale per chiunque, tranne per sua figlia, fatalmente legata dalla nascita al destino della mostruosa creazione del padre. Sebbene il luogo e il tempo del racconto manchino volutamente di puntuali riferimenti, altri dettagli permettono di mettere in relazione questa storia con il giardino Treves. Come abbiamo detto, era tra i pochissimi in Italia conosciuto per essere un orto botanico. Inoltre, il palazzo che si affaccia sul giardino, dove vive il giovane protagonista della storia, viene descritto come un vecchio edificio che sembra non indegno di essere stato il palazzo di un nobile padovano, sul cui ingresso, infatti, faceva mostra di sé uno stemma di antica famiglia da lungo tempo estinta. Uno degli antenati di quella famiglia, e forse uno che aveva abitato in quella stessa dimora, era stato descritto da Dante, dice Hawthorne, come partecipe agli eterni tormenti del suo inferno. Così, se Dante faceva riferimento al padovano Vitaliano Lente Remizzoni o Vitaliano Vitaliani, prestatori di credito, salta all'occhio l'ulteriore riferimento alle principali attività dei Treves, quella creditizia, appunto. Sappi che il mio vicino vitaliano sederà qui al mio fianco sinistro. Con questi fiorentin son padovano, così anche la declinazione gotica del racconto non trova corrispondenza nella biografia dei Treves, e sembrano innegabili gli ammiccamenti e l'omaggio di Hawthorne, che lo ammanta di un mistero che da famoso fa divenire il giardino famigerato. Vi ringrazio.